questa è che comunque noi non ci fermeremo finché non verrà riaperto, ma soprattutto il nostro fine non è la riapertura delle indagini, è accertare la verità sulla morte di Giulia, perché siamo sin dall'inizio convinti che non si sia suicidata, ma che sia stata uccisa. Voi parlate anche di manipolazione delle prove, comunque. Allora, noi stiamo facendo quello che non dovremmo fare. Io sono il difensore della parte offesa, non competerebbe a noi, però fin dall'inizio ci siamo fatti parte diligente, come si dice, abbiamo cercato di aiutare le indagini. Di fronte a questo impasse, a questa chiusura delle indagini, che ricordiamo non è una sentenza, abbiamo nominato nuovi consulenti, nello specifico M-Team, che ha fatto delle ulteriori indagini su telefonino, tablet, computer, tutti gli apparati, insomma, elettronici di Giulia. Da queste verifiche, attraverso anche delle autorizzazioni richieste ad alcuni giudici americani per ottenere delle autorizzazioni da alcuni social che sono difficili da Sì. ottenere, ad esempio da Facebook, mi dicono, mi hanno già dato qualche elemento, ma sono in attesa delle perizie finali, che sono stati rinvenuti diversi file, messaggi, contatti, che si riferiscono al giorno della morte di Giulia, ai giorni immediatamente precedenti, quindi di un'importanza fondamentale per le indagini, perché la domanda, quella vera, è perché Giulia fosse andata in quel punto, quella sera, il giorno del suo compleanno, con chi si doveva incontrare, ed è chiaro che queste cose i ragazzi le fanno attraverso i social, telefoni, messaggi e quant'altro. Quindi sono stati rinvenuti parte di questi file, dovranno essere poi confrontati con le copie forensi di questi apparati che adesso sono ancora in mano alla Procura, che comunque ci ha messo a disposizione, proprio per darne anche un valore giuridico da poterle utilizzare processualmente. Però quello che è importante è che sembra che qualcuno abbia cancellato questi file nelle ore, nei giorni successivi alla morte di Giulia. I telefonini erano stati sequestrati, poi sono stati restituiti, ma queste operazioni, e pare che così sia avvenuto, possono essere fatte anche da remoto, cioè da altri apparati, cancellando, io adesso non sono un tecnico, attraverso il rinvenimento di password, attraverso degli indirizzi di posta elettronica che vengono cambiati. È una cosa che comunque vi Non insospettisce. solo che si può fare, ma pare sia stata fatta. La prova intanto di questa, che ho chiesto intanto ai miei consulenti di anticipare qualcosa. Ad esempio, mi hanno mandato tre file importantissimi che non erano nel fascicolo processuale, che riguardano Giulia, cioè tre selfie che Giulia si è fatta alle 19:30 circa in sequenza, intanto che testimoniano ancora una volta, come impressione, come tipo di file, che non avesse alcuna intenzione di suicidarsi. Uno è anche spiritoso, l'altro ci sono i suoi occhi molto intensi, truccata, sembra un selfie che comunemente magari si manda al proprio ragazzo o degli amici. La cosa però importante è che questi selfie non compaiono negli atti processuali, non erano stati tirati fuori, erano stati cancellati. Allora poi questo apre altri scenari, sono stati mandati a qualcuno, comunque chi li ha cancellati e perché. Questo è solo un esempio, perché mi hanno dato testimonianza che ci sarebbero numerosi file vocali, messaggi vocali, 500. messaggi vocali, ne sapete più di me, ci sono già state delle anticipazioni. E lì è molto complicato andare ad ascoltarli, ma stiamo lavorando anche su questo, dei messaggi e delle foto. Materiale che non è stato rinvenuto dalle perizie dei consulenti della Procura, per tante difficoltà, sia legali, di autorizzazioni, sia, insomma, non sono venute fuori. Insomma, già questo. Negligenza, avvocato? Ma negligenza, guardate, io sto parlando poi di cose che non attengono al mio sapere, sono cose molto complicate e questo è un discorso che va oltre il caso di Giulia. Dobbiamo sapere che i social, il web sono una cosa bellissima, fantastica, abbiamo visto in pandemia quanti problemi possono risolvere, ma sappiamo tutti che poi attraverso tutti i nuovi reati si commettono attraverso il web. Quindi bisognerebbe stabilire delle nuove regole per poter Ok. accedere ai responsabili. Quindi dico questo per dire delle difficoltà comunque di arrivare a questi elementi. Quindi parlare di negligenza non sta a me dirlo. Ok, basta, 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 così va bene, va bene. Vabbè, poi Sì, tagliate. poi sì. Sì.